Ciao amiche di Filo, oggi vi propongo il tutorial per realizzare un astuccio davvero originale ma comodissimo. È un astuccio mezzaluna, l'ho chiamato così proprio per questa forma particolare che ha. Questa è la versione per bambini, vedete, ho scelto questo tipo di tessuto, si apre facilmente ed è molto molto comodo perché abbiamo tutto così a portata di mano, non dobbiamo cercare all'interno perché si apre completamente, quindi vediamo tutto il contenuto. È possibile realizzarlo così nella versione per la scuola oppure per l'ufficio, ma anche nella versione da donna per contenere i pennelli. Vi mostro subito come l'ho rifinito all'interno. L'ho rifinito in questa maniera, quindi all'interno è perfettamente rifinito. Bene amiche, tutto del video, nell'info box potete scaricare il cartamodello che è completamente gratuito. Dovete solo stampare e ritagliare. Ma vediamo subito l'occorrente. L'occorrente per realizzare l'astuccio sarà un tessuto per l'esterno, un tessuto per l'interno e un'imbottitura di tipo piatta. Questa è veramente alta, pochi millimetri. E tutte e tre delle dimensioni di 25 x 23 cm. Ho bisogno di un pezzo di nastro, io utilizzerò questo dove c'è scritto fatto a mano. In alternativa potete utilizzare un pezzo di nastro come questo, abbastanza resistente, abbinato con il tessuto. Avrò inoltre bisogno di una cerniera come questa, semplice, della misura di 40 cm. Per l'applicazione di questa cerniera utilizzerò il piedino apposito, cioè questo piedino qui alla macchina da cucire. Avrò inoltre bisogno di un ritaglio di tessuto come il tessuto che utilizzerò all'interno, delle dimensioni di 12 x 6 cm. Al di sotto del video è possibile scaricare il cartamodello. Ecco qui, io l'ho ritagliato, lo potete scaricare gratuitamente. Prendo il tessuto per l'esterno, lo richiudo sul lato di 25 modo e vado a poggiare qui dove il tessuto è in doppio, qui c'è scritto tessuto in doppio, il cartamodello. Ora vado a ritagliare proprio sul segno che ho tracciato. Ed ecco qui il pezzo. Ora eseguirò la stessa operazione per l'interno e per l'imbottitura. Ecco pronti tutti e tre i pezzi ritagliati. Tessuto per l'esterno, lo richiudo su se stesso, lo faccio combaciare e vado a marcare questo punto e questo qui. Se il tessuto, vedete, rimane marcato, rimane segnato. Se non si vede, fate un segno con la penna. Prendete l'imbottitura, sovrapponete il tessuto, fatele ovviamente coincidere e ora prenderò il pezzetto di nastro. In particolare io metterò questo, lo richiudo e lo vado a mettere qui in basso, nella parte dritta, mettendola verso l'interno in questo modo e lo fisso con uno spillo. Vado ora ad effettuare una cucitura tutta attorno con un punto dritto, il più vicino possibile al bordo. Utilizzerò un piedino normale, imposto un punto dritto della lunghezza di 4,5, il più lungo della vostra macchina. Abbassate, io sposterò l'ago il più possibile verso destra, quindi verso l'esterno, e inizio la cucitura. Ecco qui la cucitura che io ho eseguito. Ora vado a eliminare qualche eccesso di imbottitura, come in questo caso, riportandolo come il tessuto. Ora
prendo la cerniera, vedete, il cursore verrà bloccato da questi due gancetti di metallo e io dovrò con le forbici eliminare tutto questo eccesso fino al gancetto, cioè fare questa operazione anche per quest'altra parte. Ed ecco qui. Ora apro tutto quanto il cursore fino giù e andrò ad applicare la mia cerniera. Devo individuare questa parte qui in alto, proprio il punto medio. Io prima l'ho segnato. Ora, qui c'è il cursore. Io giro bene così e lo poggio ed inizio ad applicare quindi questa cerniera partendo da questo punto. Posso utilizzare degli spilli come faccio su questo lato e vado ad applicare tutto attorno. Forse è meglio mettere queste pinzette se le avete. Quindi partendo da questo punto metto questo. In alternativa potete dare qualche punto di imbastitura, va bene lo stesso. Fate seguire tutto questo contorno fino qui in basso, in maniera più precisa possibile. Ora effettuerò la stessa identica operazione su quest'altro lato. Qui la prima cosa da fare è far combaciare perfettamente queste due e iniziare ad applicarlo anche su quest'altro lato. Allora, sistemate, mi raccomando, tutto per bene, eventualmente, come ripeto, con un'imbastitura. Ora andiamo alla macchina da cucire ed effettueremo una cucitura con il punto a zig zag tutto attorno. Metto qui, partendo dal basso, vedete, imposto un punto a zig zag, anche abbastanza lungo perché non deve essere eccessivamente preciso, e mi muovo lungo il bordo. Qua, amiche, io ho attaccato la lampo, vedete, con il punto a zig zag tutto attorno. Ora, no, prendo l'altro pezzo di tessuto che utilizzerò per l'interno, questo lo sovrappongo dritto su dritto. Li faccio coincidere per bene e andrò sostanzialmente a mettere degli spilli. Io ho queste pinzette, le trovo molto più comode, però potete tranquillamente mettere degli spilli. Ecco, ora andrò alla macchina da cucire ed effettuerò una cucitura con il punto dritto tutto attorno. Per effettuare questa cucitura utilizzerò questo piedino che è quello apposito per le cerniere. Se il cursore si trova verso sinistra, lo aggancerò sull'aggancio sinistro. Lo metto al di sotto, imposto alla macchina da cucire un punto dritto della massima lunghezza e procedo con la cucitura. Questo qui è il risultato e questo è sul retro. Ora posso risvoltare. Ed ecco qui, effettuerò una cucitura qui tutto attorno e la farò continuare anche su quest'altro lato in modo tale da richiudere il tutto per bene. Ecco qui la cucitura che ho appena realizzato, che ho continuato anche qui in basso.
Chiudo il cursore in questa maniera e giro il mio lavoro. Vado cioè verso l'interno. Come prima cosa vado ad eliminare questo eccesso di questa parte qui. Ora chiuderò facendo coincidere il cursore con il punto, faccio coincidere questo con questo in basso ed elimino. Pareggio un attimino mettendomi a mezzo centimetro dalla cucitura che ho effettuato. Ora metto delle fermo in questa maniera, controllo se effettivamente il cursore è a metà ed è perfettamente a metà. Prendo il pezzo di tessuto che avevo lasciato all'inizio, cioè questo è di 12 per 6 centimetri. Lo vado a posizionare dritto su dritto in questa maniera, facendo sporgere la stessa quantità sulla destra e la stessa sulla sinistra. Quindi rimetto queste clip ed ora effetto una cucitura con il punto dritto secondo questa lunghezza qui. Questo è il risultato. Ora andrò a chiuderlo, lo ripiego prima sul lato, poi su quest'altro. E poi richiudo il tessuto in questa maniera e poi di nuovo così. In questo caso mi sembra eccessivo, quindi posso togliere un centimetro. Richiudete di nuovo e andate a richiudere in questa maniera. Ecco qui. Fino a coprire il tutto. Ora sistemate per bene i lati. Ecco allora, con una cucitura. Se avete difficoltà a farlo con la macchina da cucire, fatela a mano, altrimenti è facilissimo. Fate qui una cucitura con il punto dritto. Ed ecco qui la rifinitura che dobbiamo effettuare. Un consiglio, amiche, se avete paura di spezzare l'ago, fate tranquillamente la rifinitura su questo lato con un punto nascosto, anche un punto visibile, non vi preoccupate. Anche che all'interno è perfettamente rifinito, basta girare l'astuccio ed ecco qui, l'astuccio è pronto. Ed abbiamo finito il nostro lavoro. Si chiude perfettamente. Possiamo mettere all'interno penne, tutto quello che vogliamo. Vedete, è tutto a portata di mano e poi lo chiudiamo in un attimo ed è anche bello da vedere. Amiche, spero che questo progetto vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un like, condividete questo video e lasciate un commento, anche semplicemente un saluto. Poi mi raccomando, al di sotto del video leggete nell'info box tutte le informazioni e soprattutto scaricate gratuitamente il cartamodello. Condividete poi i vostri astucci, gli astucci che realizzate seguendo questo tutorial sulla pagina Facebook Sweet Susie Cucito Creativo. Bene amiche, io vi saluto, vi abbraccio, vi invito a vedere il prossimo tutorial. Ciao amiche, al prossimo tutorial!